Vegan Island Production presenta. The Vegan Island Special Christmas Show. Uno show di musica e cucina accompagnato dalla musica live dei Brian and the Palmas. Con ospiti speciali l'attore Claudio Colica e il cantante Luca Mainardi. E adesso la presentatrice, cantante e cuoca dello show, Miss Francesca Faro. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la, la 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 la. This is the season to be jolly, fa la 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 la, la 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 la. Don't we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la, la 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 la. See the blaze of you before us, fa la 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 la. Strike the harp and join the chorus, fa la 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 la. Follow me in every measure, fa la 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 la. While I tell a Yuletide carol, fa la 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 la. Fa la 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 la. Fa la 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 la. E bentornati alla terza puntata di Vegan Island, lo speciale natalizio. Oggi avremo un sacco di sorprese, musica, cibo. No, 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 fermo, fermo, fermo. Che stai facendo, scusa? Ah, brava, va. Apri una birra, va. Scusa, che stai facendo? Sono io la presentatrice del programma. Ma te ne puoi pure andare, vai. No, ma questo è il mio posto. Tu sei soltanto un ospite speciale. Perché sei qui? Me l'hanno detto loro, lui, quello là. Ah, bene, bravi, bravi, bravi. Brian and the Palmas, bravi, bravi. Poi comunque Brian mi ha assicurato che potevo... Ah, Brian, bravo, anche lui, da disposizioni e poi sparisce nel nulla, benissimo. Che cosa stai facendo qui, nella mia cucina? Devi ammettere che il grembiule mi dona moltissimo. Sì, effettivamente, ti sta bene. Vero? Sì, si addomina anche col verde. Quindi che stai facendo qui? Oggi faremo i biscotti di Natale. Appunto. Ah, con la mia ricetta immagino. Sì, te l'ho rubata prima mentre stai a fare camminare. Ecco, bravo, faccio finta di non aver sentito. Va bene, ci vogliamo aggiungere, non so, un tè, una cioccolata calda? Sì. Ma anche con la panna? Alberto, sei fissato con questa panna? Sì, anche con la panna, ma... Di soia! Bene, allora noi ci mettiamo all'opera e voi, Brian and the Palmas, che cosa ci fate ascoltare? Un bellissimo brano natalizio per farci perdonare, Let It Snow. Bene, bravi. Vai, figo. Cominciamo con gli ingredienti dei biscotti: pinoli, uvetta e vinsanto. Eccoli qua: 500 g di farina, 150 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, 200 ml di olio di semi di mais, 200 ml di vinsanto o passito, 100 g di pinoli, 200 g di uvetta. E poi, se voi volete bere una birra mentre state cucinando. Vegan Island. Voltiamo la lavagnetta. Ecco qua. E questi sono gli ingredienti per i secondi biscotti: zenzero e cannella, 250 g di farina, 50 g di amido di mais, 100 g di zucchero di canna, 2 cucchiaini di cannella, 2 cucchiaini di zenzero in polvere, un cucchiaino di noce moscata, una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito per dolci, 100 ml di olio di semi di mais e 50 ml di latte vegetale. Comunque si dice millilitri. Ecco. Senti, oggi sei il mio aiutante in cucina e un ospite speciale, però mi daresti un grembiulino? Non vorrei sporcare il mio cucchiaino. Sì, eccolo, eccolo, gelosona, eccolo. Oh, grazie. I cuoricini, tieni. Grazie, grazie mille. Senti, ma tu come te la cavi in cucina? Hai fatto qualche corso? Io feci un corso intensivo, pensa, con mia nonna. Anni fa facevo una pasta e fagioli, una peperonata. Ti ho dato pure il diploma poi alla fine. Sì. Una bella pasta. I presupposti ci sono tutti. Anch'io metto il grembiolino e impastiamo. Impastiamo i biscotti vinsanto, pinoli e uvetta. Posso aiutarti? Grazie. Per impastare questi biscotti dobbiamo necessariamente utilizzare una ciotola, perché l'impasto sarà molto morbido, quindi potete aiutarvi prima con un cucchiaio di legno e poi, per raccogliere l'impasto che si appiccicherà ai bordi, potete usare una spatola come questa. Sono anche un po' emozionata che ci sei tu oggi, grazie.
Bene, allora, iniziamo. Farina. Eccola. Farina. Zucchero di canna. Zucchero di canna. Grazie. Lievito. Lievito, eccolo là. Lievito. E pinoli. Il pinolo, eccolo. Bene. Uvetta. 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 E qui abbiamo inizio e finito gli ingredienti secchi e li amalgamiamo anche un pochino. Bene, bene. Ecco. E adesso l'olio di semi di mais. Olio, eccolo qua. Grazie. E ora vin santo. Santo subito. Grazie. Meno male se non me lo bevevo. Ecco. Prima la birra e poi il vin santo. Sì. Allora, iniziamo a impastare. Anzi, vuoi fare un pochino tu così io mi riposo? Claudio, come vedete dalla sua maglietta, è uno degli autori e attori di una serie web che si chiama Vegan Chronicles. Da quando sei vegano e come è nata questa idea di Vegan Chronicles? Allora, io sono vegano da ormai poco, in realtà, un anno e mezzo più o meno. Vegetariano da 4. La serie è nata perché io e il regista Andrea Morabito, che oggi non c'è, lavoravamo ad un'altra webserie che si chiama Stone Face, è ancora prima, e da vegani ci siamo ritrovati in mezzo ai soliti sfottò, ai soliti luoghi comuni, le solite domande, anche con gli altri, e quindi abbiamo cominciato a fare dei video un po' brevi, dei Vine, video di pochi secondi, brevi sketch sui vegani, su come essere vegani, su cose un po' più assurde. E se non l'avete visto vi consiglio di vederlo perché è veramente divertente, vegani o non, anche un po' appunto per mitizzare questi luoghi comuni sui vegani che sono tristi. Vedete, Claudio è tutto tranne che triste. Bravissimo, cioè sei pure bravo, guarda come impasta. Bene, allora adesso che abbiamo impastato, facciamo un po' conchio di forza anche, vai Claudio, vai, fai vedere che i vegani hanno un sacco di muscoli. Bravissimo. No, vai. Vai, bravissimo. E adesso dobbiamo sistemarle sulla teglia, anche con le mani, però si appiccica un po'. Sì, un po' di farina, no? Un po' di farina. No, deve essere così appiccicoso, morbido. Okay. Allora, io ho preparato lì le teglie e ti chiedo anche di aiutarmi a metterli sulle teglie. La parte più rognosa, no? Beh, perché io so che tu lo farei benissimo. Un tacchetto, una teglia da paura, mo. Bene, voglio proprio vedere. Sì, yeah. Una. Una. E due. Bene. Quando mettete i biscotti sulla teglia, state attenti a non metterli troppo vicini, perché c'è il lievito e tenderanno a crescere ed appiccicarsi. Li mettiamo in forno, preriscaldato, a 200 gradi per 15 minuti, finché non saranno dorati. Abbiamo tutti gli ingredienti pronti per impastare i biscotti, zenzero e cannella. E oggi, a sorpresa, abbiamo un altro ospite a noi graditissimo. Un cantante, un trombettista, un fine e raffinato conoscitore della musica dello scorso secolo, signore e signori, Mr. Luca Mainardi! Ciao Luca, sei già pronto, già col tuo grembiulino, benissimo. Ce l'ho portato da casa. Grazie per aver accettato il nostro invito, sono molto contenta di averti qui. Io e Luca abbiamo avuto anche il piacere, anzi io ho avuto il piacere di cantare con lui più di una volta, è un bravissimo cantante oltre che musicista. E so anche che te la cavi molto bene in cucina, vero? Sì, sono proprio bravo. No? Sei proprio bravo. No. Cioè. Senti, oggi facciamo biscotti, ti piacciono i biscotti? Sì. Più convinto. Sì, no, sì, no, si capisce anche. Sono i biscotti natalizi, quelli tradizionali americani, zenzero e cannella, molto profumati, quelli da mangiare nei... C'è solo un difetto. Quale? Che si fanno una volta l'anno e basta. Si fanno una volta... Beh, in realtà possiamo farli più volte perché sono veramente semplici e prevedono anche una cottura molto rapida e sono ideali da mangiare con il tè, con la cioccolata calda, il caffè, insomma ogni scusa è buona per mangiarli. Allora, visto che tu sei così bravo, io ti lascio proprio il timone della cucina, ti indico soltanto gli ingredienti così facciamo un riepilogo per tutti. E intanto però vorrei un sottofondo musicale, perché qui abbiamo i nostri sempre sorridenti e splendenti Brian and the Palmas, eccoli lì. Che ci suonate, Brian and the Palmas? White Christmas. Ah, un classicone, benissimo. Prego. Allora, iniziamo con la farina, che noi abbiamo diviso. Non è solo farina di... Farina bianca integrale, l'abbiamo divisa. Ecco, allora, prego. Quindi vado. Vai nella ciotola, poi la passeremo sulla spianatoia. E uno, amido di mais che rende l'impasto più morbido. Ok. Poi, zucchero di canna.
Come se piovesse. Come se piovesse. Qui abbiamo un cucchiaino di lievito per dolci e ho unito anche la vanillina. E questo è il mix di spezie, cannella, zenzero e noce moscata. Vai. Iniziamo prima a rimestare un po' gli ingredienti secchi. Come esperto, le mani esperte di Luca. Profuma. Poi aggiungiamo l'olio di semi. Eccoli. Che è olio di semi? Di mais. Di mais, sempre di mais. Cerchiamo di prenderlo bio, insomma di comprare prodotti di qualità. Iniziamo a girare. Luca, questo è White Christmas, ma c'è un tuo pezzo natalizio che ti piace molto particolarmente? Allora, il più bello, il più bel pezzo di Natale è un pezzo scritto da Mel Tormé. Che si chiama? Christmas Song. Anche perché ha scritto solo quello come pezzo Christmas di Natale. Christmas Song è un brano veramente... mi commuove ogni volta che lo sento, sì. Perché è proprio il brano dello spirito natalizio. Un brano che è stato cantato da tantissimi cantanti in America e tuttora viene inciso regolarmente, poi sì. Gli americani fanno sempre questi dischi. Dischi ogni Natale, fanno disco di Natale. Aggiungiamo un po' del latte vegetale, questo è latte di soia, ma potete utilizzare latte di riso, di avena, di camut, quello che volete. Vai, tutto. Continuiamo a mescolare. È stato cantato anche da Nat King Cole, ovviamente, ai suoi tempi. Mm-hmm. Però di Nat King Cole, invece, c'è una bellissima versione di Silent Night, degli anni 50, in cui con tutto un coro... Quello veramente è un'altra canzone che vale la pena ascoltare. Bene, la faremo suonare allora a Brian and the Bandas. Allora, adesso è arrivato il momento di fare il lavoro pesante, vuoi che faccio io? Mettiamo sulla spianatoia. Sulla spianatoia, vuoi che faccio io o fai tu? No, posso fare io. Benissimo. Allora, adesso iniziamo a lavorare sulla spianatoia e poi stenderemo la nostra pasta. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I got to go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. Mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? My father will be pissing the floor. Listen to the fireplace. I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. But maybe just an alpha dream more. Put some records on what I've the neighbors wore. Might think. Baby, it's bad out there. So, what's in the no street? To be head out there. I wish I knew your how eyes are like starlight break now. This spell. I'll take your head. Your hair looks I well. I say no, 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 sir. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't say. Baby, don't hold out. Baby, oh, but it's cold outside. My father will be pissing the floor. Listen to the fireplace. I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Maybe just an alpha dream. Put some records on while I the neighbors might think. Maybe it's bad out there. So what's on no the street? No cabs to be had out there. I wish your I knew eyes how eyes are like starlight now. Break this spell. I'll take your head. Your hair looks well. Mind if I'm moving closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my that pride? That really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, oh. It's cold. Baby, it's cold. Baby, it's cold. Yeah, baby, it's cold. Baby, it's cold.
Ehi, ciao. Senti, allora come rimaniamo? Come... Venerdì sera. Claudio, quando sei comodo? Ci sarebbero da finire i biscotti? Sì. Devo uscire con una. Sta buona. Sì, tu dov'è che abiti? Ah, conosco, sì. Va bene, guarda, vogliamo fare, che ne so, San Lorenzo, Pigneto... Ma lo sa che sei vegano? Aspetta, fammici arrivare. No, scusa, una dei passaggi, sì. No, guarda, per me va benissimo, io conosco un ristorantino là vicino che potrebbe fare al caso... Sì, esatto. No, quella zona no, perché... No, c'è il vecchio giro, sai, c'andavo prima. Ah, no, guarda, quello no, ho litigato tempo fa col pizzettaro, non è il caso, forse. Guarda, io sono vegano. Sono vegano, sì. Ma attaccato. Dai, vieni qui, che sono convinta che con le nostre ricette la conquisterai. Il vegano a chiappa. La pasta è pronta, l'abbiamo stesa con il mattarello ed è pronta per diventare dei biscotti. Dobbiamo soltanto trasformarla con delle formine, potete scegliere quelle che volete. Quando si fanno i biscotti si ritorna un po' bambini, ecco, sì. È un'attività molto ricreativa. Noi intanto ci suoniamo un brano mentre loro fanno i biscotti. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Watch out, you better not cry, better not boot, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and shaking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows if you're awake. He knows if you'll be bad or good. So be good, for goodness sake. You better watch out, you better not cry, better not boot, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ok, sì, no, sto a fare una cosa, moleccare, non ti preoccupare. Sì, dai, ok, ci vediamo là. Ciao, ciao. Oh, quella ci ha ripensato, eh. Io vado, lasciatemi due biscotti. Ciao, belli. Ciao, Fonico, ciao a tutti, grandi, in gamba. Continuate con il microfono, lo lascio qua, Ciao, belli. Sì, vegano, sì, a voglia, grandi, grandi. Happy.
di Natale sono pronti. Possiamo accompagnarli con un caffè, con un tè o una cioccolata calda con la panna di soia. Ora noi ce li mangiamo tutti insieme. Brian and Palmas, Luca Mainardi, venite a mangiare! Allora, questi sono pinoli ovette e questi qui sono quelli con il zucchero e cannella.